8 persone tratte in arresto, numerose perquisizioni e sequestri effettuati sono il bilancio dell'operazione denominata Takeaway, che ha portato i carabinieri della compagnia di Giulianova a smantellare un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti, dalla marijuana alla cocaina in tutta la provincia di Teramo. Il nome dell'operazione trae spunto appunto dalla modalità, dal modus operandi degli spacciatori, che si facevano raggiungere presso la loro abitazione dai tossicodipendenti, proprio perché loro non potevano muoversi in quanto erano agli arresti domiciliari, peraltro. E quindi gli spacciatori, un po' come avviene, no, presso le tavole calde, dove ci si va lì, si prende la roba da sport e si porta via, così la stessa cosa facevano con le sostanze stupefacenti. Dalle prime luci dell'alba, 60 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo sono stati impegnati nell'esecuzione delle misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Eroina, cocaina, hashish e marijuana, un business redditizio che aveva a Mociano Sant'Angelo il suo baricentro. Diciamo che erano molto attivi questi spacciatori su vari fronti, soprattutto nell'area costiera, perché ovviamente è dove c'è la movida, dove c'è più movimento l'estate. Infatti l'operazione inizia proprio nel periodo estivo, dall'osservazione di alcuni tossicodipendenti che si rifornivano nelle zone del lido, della spiaggia. Sono 7 su ordinanza della magistratura. Uno l'abbiamo arrestato in flagranza stamattina perché durante le 18 perquisizioni che abbiamo effettuato abbiamo trovato anche 100 grammi di hashish. Peraltro è un recidivo perché è proprio quello che fu arrestato a dicembre, il 12 dicembre, con 3 kg di marijuana. E poi sono state trovate presso altri tossicodipendenti perquisiti, singole dosi, ma comunque considerate come un uso personale. Questo è un segnale molto forte perché dimostra che l'Arma dei Carabinieri è sempre attenta soprattutto ai fenomeni di spaccio nell'area costiera, che come sappiamo tutti è un luogo sensibile dove c'è la movida. È vero che adesso siamo in periodo di lockdown e quindi questo problema sembra non interessare, ma in realtà comunque l'attività di spaccio continuano incessantemente e sono molto lucrose per chi le porta avanti.